Questa dodicesima e conclusiva conversazione, almeno per quanto riguarda la parte teorica, affrontiamo tematiche forse più complesse di natura armonica. Inizialmente trattiamo della scala, la cui armonizzazione è legata ad un procedimento pratico introdotto nel XVII secolo, denominato anche regola dell'ottava, che consentiva la realizzazione estemporanea di una linea melodica, ossia l'accompagnamento di una melodia, associando unicamente ai gradi al basso solo gli accordi della tonica, della sottodominante e della dominante. La tradizionale seguente realizzazione si riferisce soltanto alla scala intesa come successione ascendente e discendente di gradi congiunti. L'esemplificazione è valida per entrambi i modi ed utilizza le triadi e il loro primo rivolto, collocate allo stato fondamentale sul primo, quarto e quinto grado, unitamente all'accordo di settima di dominante e ai suoi tre rivolti, e dal primo e secondo rivolto degli accordi di settima e di seconda e terza specie, posizionati allo stato fondamentale sul secondo grado. Osserviamo come il primo, terzo e quinto grado conservino la medesima armonizzazione consonante, triade maggiore o minore, secondo i casi, e primo rivolto di tra le triadi, sia in senso ascendente sia in senso discendente, insieme al secondo grado che però mantiene sempre un'armonia dissonante, secondo il rivolto della settima di una specie. Possiamo per brevità utilizzare semplicemente il termine settima per indicare l'accordo relativo. Discorso diverso per il quarto grado, la cui armonizzazione dissonante cambia dal primo rivolto della settima di seconda o terza specie, secondo i modi, in senso ascendente, al terzo rivolto della settima di dominante, in senso discendente. Il sesto e il settimo grado mutano invece la loro armonia, rispettivamente da consonante, primo rivolto della triade del quarto grado, a dissonante, secondo rivolto della settima, la cui fondamentale è collocata sul secondo grado, ma con la sesta alterata, e da dissonante, primo rivolto della settima di dominante, a consonante, primo rivolto della triade maggiore del quinto grado. Rileviamo anche come nel modo maggiore l'alterazione della sesta modifichi il secondo rivolto di settima, mutandone la specie dalla seconda alla prima. Si verifica in pratica un momentaneo cambio di tonalità dalla tonica alla dominante. Nel modo minore l'accordo risultante rientra nel novero degli accordi di sesta alterata. Ci sembra importante a tal punto operare una netta differenziazione sulla notazione dei gradi al basso, al fine di evitare fraintendimenti ed equivoci che possono verificarsi sull'uso di tale notazione. Concerne la distinzione fra basso reale, che indica il grado appunto reale della scala, riferita alla tonalità specifica, sul quale si costruisce un qualsivoglia tipo di armonizzazione, e basso armonico, che invece determina la collocazione gradica fondamentale relativa a quell'armonizzazione impiegata. Naturalmente il termine gradico indica, con forzatura neologica, un'aggettivazione riferibile ai gradi del basso. Se esaminiamo ora il caso più elementare, riferito alla triade del primo grado, osserviamo come su tale grado si verifichi la coincidenza del basso reale con il basso armonico, mentre sul terzo e sul quinto grado l'armonizzazione con i due rivolti triadici implica la distinzione fra il basso reale, il terzo e il quinto grado, e il basso armonico, il primo grado. Il basso armonico, riferito all'esempio esposto, può essere sintetizzata nel modo seguente. Viene adottato anche per gli accordi di settima, come dimostra l'esempio successivo riferito alla prima specie, pur se estensivamente il procedimento può essere adottato per qualsivoglia tipo di accordo. Azioni dei gradi otteniamo le seguenti armonizzazioni.
simile contesto dobbiamo intendere il primo caso come stato fondamentale della settima di prima specie, dominante della tonalità di Fa maggiore. Il secondo caso, come un primo rivolto di settima, settimo grado della tonalità di Re bemolle maggiore. Il terzo caso, come secondo rivolto di settima, secondo grado della tonalità di Si bemolle maggiore. E il quarto caso, come terzo rivolto di settima, quarto grado della tonalità di Sol maggiore. L'indicazione del quinto grado, riportata nel penultimo esempio, condiziona la relativa armonizzazione e l'attribuzione gradica alle relative tonalità. Se invece modificassimo nel modo seguente tale indicazione, otterremmo l'armonizzazione evidenziata dal susseguente esempio. Gli accordi di settima, costruiti tutti e quattro sul primo grado ed appartenenti rispettivamente alla quarta, seconda specie, risulterebbero falsati nell'attribuzione del basso armonico, a parte soltanto il primo caso, poiché negli altri tre casi il basso armonico dovrebbe coincidere sempre rispettivamente con il sesto, quarto e secondo grado e pertanto andrebbe indicato nel modo seguente. Si evince quanto possa in generale confusione e difformità interpretative e realizzative non utilizzare unicamente il basso reale nei procedimenti armonici, indicando proprio nella linea del basso da armonizzare le indicazioni gradiche che facciano riferimento all'armonia fondamentale degli accordi costruiti sui gradi medesimi. Ci sembra pertanto che un procedimento diversificato di tal fatta trovi una migliore e più razionale applicazione nell'armonizzazione della melodia. Prendiamo infatti in esame la seguente semplice armonizzazione di sei battute. Possiamo rilevarvi l'indicazione dei gradi reali e la loro relativa armonizzazione in base alla numerazione evidenziata ed attribuita. Se invece delineiamo unicamente la linea melodica, avremo la possibilità di indicare la relativa armonizzazione grazie alla notazione del basso armonico, così come mostra la successiva esemplificazione. In definitiva, appare chiaro che l'utilizzo del basso armonico trova il suo campo di applicazione nel contesto dell'armonizzazione della melodia. Non trattiamo di altre questioni, poiché altre riflessioni, considerazioni ed esposizioni sull'armonia riguarderebbero questioni più complesse e rivestirebbero un carattere più teorico per chi intendesse approfondirne lo studio. Senza vanagloria o autocompiacimento o autopromozione, consiglieremmo la lettura del primo volume del nostro trattato di armonia teorica e di analisi armonica per approfondire tutte le seguenti argomentazioni semplicemente e sommariamente elencate. Teorizzazioni delle risoluzioni eccezionali tetradiche e pentadiche, funzioni tetradiche, risoluzioni eccezionali, pentadi e funzioni pentadiche, accordi di sesta alterata, ritardi e appoggiature, valenze modulative, procedimenti modulativi di ogni possibile diversificazione e prassi, gradi alterati, la tetrade diminuita, la triade aumentata o eccedente, alterazioni strutturali delle triadi, alterazioni strutturali delle tetradi, cromatismi scalari, razionalizzazione armonica delle scale cromatiche, progressioni ascendenti e discendenti, progressioni poliarmoniche, teorizzazioni delle armonie accordali, accordi di undicesima e tredicesima, sovrapposizioni disarmoniche, armonia esafonica, armonia ottofonica, armonia dodecafonica, bitonalismo e politonalismo. In conclusione, ci sembra doveroso osservare al riguardo
Come la trattatistica sull'armonia sia certamente ampia, vasta, variegata, copiosa, multiforme, è importante. Ritenere di volerne colmare eventuali lacune o rinnovarne i contenuti può solo denotare estrema albagia e vacua pretenziosità, poiché l'idea di sviluppare intorno ad una sconfinata tematica tecnica, un'approfondita e rigorosa ricerca e una descrizione analitica non è certamente scaturita né può scaturire dalla constatazione critica di mancanze o omissioni, ma dal desiderio, forse anche inconscio o perfettamente conscio, di indagare a fondo una problematicità estesa, la cui fondatezza e attendibilità, pur compresa e presente negli ottimi lavori esistenti, può e deve confrontarsi con ogni fase di un'indagine, di uno studio, inserite nel contesto generale delle teorie e delle prassi armoniche. Proporne una sorta di panorama globale, esaustivo sotto ogni possibile angolazione, e operare nel contempo una naturale congiunzione e coniugazione delle medesime tematiche tecniche con la teoria generale e con il riferimento obbligato alla prassi tradizionale, equivale a presentarne una rinnovata sintesi ed una particolareggiata connessione di ogni argomentazione con la logica e la metodologia esplicativa. È tutto. Dalla prossima conversazione, in aree più spirabili, affronteremo aspetti storici e formali dei linguaggi musicali, principiando direttamente dagli strumenti che ne costituiscono anche storicamente, appunto, l'espressione e l'epifania.